In questi giorni di Parlamento chiuso per ferie, la scena politica è stata occupata da Grillo e dalle sue colorite esternazioni. La proposta di istituire una giuria popolare per valutare le balle di giornali e TV ha provocato le prevedibili reazioni indignate dei sindacati di categoria e di chi ha fatto notare che le giurie popolari, da Barabba in poi, non è che abbiano dato una gran prova nella storia. Poteva finire lì, ma invece se ne parla ancora ormai più di 24 ore, anche perché un noto e bravissimo direttore ha di fatto rilanciato la polemica annunciando l'intenzione di querelare Grillo. Grillo ha invitato il direttore a non prendersela e lui non se l'è presa, non querelerà. Ma ancora per qualche ora il bla bla sul giornalismo è assicurato. Posto che ogni richiamo a esercitare con scrupolo il mestiere di informare va senz'altro meditato e accolto, prima di tutto a tutela proprio di quel mestiere, forse non è del tutto inutile chiedersi quale peso abbia oggi quel mestiere. Vediamo qualche esempio recente. Giornali e telegiornali si sgolano da giorni ad assicurare che nessuna epidemia di meningite è in corso, eppure gli italiani prendono d'assalto gli ambulatori dalle prime ore dell'alba. La stampa britannica era in grande maggioranza per il Remain e gli inglesi hanno scelto il Brexit, quella USA per Hillary, e sappiamo com'è andata a finire. Ognuno tragga le sue conclusioni, magari considerando che l'uscita di Grillo, elemento che si è un po' perso per strada, in realtà era una reazione alle prese di posizione sulle bufale che circolano sul web. All'idea di provare ad arginarle, il comico e signore del web ha reagito stizzito. Pensate piuttosto alle balle dei giornali, ci vorrebbe una giuria popolare. La realtà è qualcosa di strano.